Buongiorno, buon pomeriggio eppure buon. Allora, oggi niente spritz. Niente spritz perché ho deciso di fare la brava, ho detto basta alcol. Basta alcol perché mi sto troppo alcolizzando e io sapete che non bevo. Ecco, perché sono astemica, voi lo sapete, perciò basta alcol e allora mi sono preso un caffè latte. Un caffè latte con un po' di ghiaccio, ecco, basta spritz, basta alcol perché altrimenti mi state parlando troppo male perché bevo. E allora caffè latte, ecco. No, non è vero, non è caffè latte, è Baileys. Alla vostra e alla mia, è Baileys. Ecco, è l'unico liquore a superalcolico che mi piace, il Baileys, perché no. I superalcolici non mi piacciono, però il Baileys, ve l'ho detto tante volte, è l'unico che mi piace. Ecco. Perciò, alla nostra. Gentilmente offerto, no, sinceramente non è offerto. Non è offerto. È perché siccome che stamattina non sono scesa a far colazione, perché mi sono alzata tardi, perché con le gambe senza riposo non ho dormito stamattina 3 ore. Perciò sono venuta giù e ho detto non faccio colazione, era mezzogiorno. C'erano i pranzi, le persone che venivano a mangiare, perciò ho detto vabbè. E allora prima sono scesa, mi ha detto dai, visto che non hai fatto colazione, beviti qualcosa, no? Ecco, perché la colazione è compresa nel prezzo, cioè dormire, colazione, poi se vuoi pranzare o cenare, quello è a paghi a parte, ma noi sinceramente anche per risparmiare non abbiamo mai mangiato qua al ristorante, vi dico la verità. Ci prendiamo qua nel negozio, c'è la rosticceria, c'è anche dove fanno la pizza al taglio, ci sono varie cose qua da prendere, perciò ci arrangiamo così, ecco, ci arrangiamo a mangiare queste cose qua, diciamo così. Ecco, perciò ho detto vabbè, oggi niente spritz, mi prendo, visto un Baileys, ho detto mi prendo un Baileys, va. Ecco, comunque. Voi aspettate la risposta perché vi ho detto che vi avrei detto com'è andata. Guardate, vi darò la conferma domani anche perché, allora, diciamo che il 69, voglio tenermi basso, il 70% può essere che ce la dà, ok? Però oggi ho la conferma, ok? Perciò diciamo che ni. Perciò io finché non ho la conferma al 100% che la casa è nostra, non dico niente. Ecco, devo avere la conferma al 100% perché non mi fido a dire sì, no. Ecco, aspettiamo prima di sera, ci danno la conferma al 100% e poi vi saprò dire, ecco, perché voi non avete manco la più pallida idea di dove io andrò ad abitare, di dove io sono, non avete proprio la minima idea. Ecco, proprio la minima idea non avete. Non ce l'ho manco io, però manco voi. Intanto ringrazio nuovamente chi ha donato, grazie di cuore veramente a chi l'ha fatto, a tanti che mi hanno detto io ti donerei, però non posso perché, guardate, io come ho sempre detto tante volte, io sono già contenta che mi seguite, che mi guardate i video e per me è già un aiuto che mi date. Cioè già che mi guardate, guardate i miei video, ecco, e che ci monetizzo, io già sono contenta così come che mi avesse donato qualcosa. Perciò guardate, tranquilli perché ecco, io sono già contenta così, ecco. Ma attendiamo per la conferma prima di sera. Difatti oggi sono ansiosa. Bravo perché ho il ghiaccio. Difatti oggi sono ansiosa perché l'attesa è bruttissima, vi giuro. L'attesa è sì, no, boh, quando. Ecco, l'attesa è brutta. Io star qua in attesa di non sapere. Ecco. Domani se me la danno,
domani farò il video non con un bicchiere, con una bottiglia o una tanica di qualcosa e festeggiamoli. Ecco. Ma sono scesa perché ho portato fuori l'Apo prima che piova, mo l'ho riportato su e ho detto vabbè, mi fermo qua a bere qualcosa, così faccio il video, perché dopo vado su, mi faccio la doccia, ecco, dopo andiamo fin qua al negozio, c'è il bolle di sapone, mi sembra che sia il nome di quel negozio lì, che voglio andare a comprarmi due o tre cosine, perché ieri sono già andata, però ho comprato solamente una spugna per lavarci, per farci la doccia, perché Giovanni ce l'aveva già, la mia era rotta, mi sono comprata una spugna e due ganci, due lacci per i capelli neri e basta, perché siamo andati anche tardi, perciò ho detto voglio venire qua con calma domani, da sola, senza Giovanni, senza il cane, perché il cane non sta fermo un attimo, che così mi guardo bene tutto quanto il negozio e guardo cosa mi serve, perché ho visto che vendono anche ciabatte, quella roba lì, dovrei comprarmi un paio di ciabatte, ecco. E comunque vediamo, perché guardate, ieri sera cos'è stato, alle 8, così sono state le 8, 8 e mezza, è venuto un temporale che non potete capire, grandine, acqua, fulmini, mamma, veniva giù che il lapo, poi terrorizzato, non vi dico, terrorizzato il lapo fino a ieri sera a mezzanotte, tremava, paura, perché è venuto un temporale che voi non potete capire, cioè allucinante, ecco. E oggi, anche oggi piove, tanto per cambiare. Ecco, aspettate, perché è venuta la ragazza a far due chiacchiere, ecco, perché ormai qua, essendo una settimana che sono qua, ci si conosce, sono sempre le solite, ci si conosce, si fa sempre due chiacchiere, anche perché sono tanto gentili, vi giuro, cioè sono tanto gentili, è come essere in casa, in famiglia qua, perché veramente sono gentili, sì, mi trovo veramente bene, proprio gentili, ecco. E niente, siamo in attesa, e il grazie ve l'ho già dato, ecco, il grazie ve l'ho già dato, ecco, è tornata un'altra, ok, il grazie ve l'ho già dato, e basta, niente. Anche perché vi giuro l'aiuto, devo ringraziare anche Bara perché mi servirà proprio, perché se ci danno la casa che ci devono dare la risposta stasera è da un mobiliare. Ecco, perché se è ammobiliata la casa ve la fanno pagare tanto di più al mese, invece se è da mobiliare paghi anche meno. Ecco, e questa qua è da mobiliare. Perciò se ce la danno è totalmente da mobiliare. Vabbè che si va all'IKEA o quant'altro e compro mobili, quelli da poco, capito? Però, capito, mi serve dalla lavatrice alla cucina, camere, cioè mi serve tutto, capito? Perché è totalmente vuota, ecco. E perciò è un costo anche lì, perché, ecco, un conto era mobiliata, però non mi interessa, faccio un po' alla volta, cioè a costo di andare dentro anche con un fornelletto di cucina e dormire per terra in un materassino, una volta che ho la casa e che ho un tetto sulla testa e che so che da lì non ci manda via nessuno, cioè a me non me ne frega, guardate, anche se è da mobiliare, anche se dormiamo per terra, non me ne frega. L'importante, vi giuro, è avere una casa che apri la porta e sai che quella lì è casa tua e puoi fare quello che vuoi. Perché anche qua è albergo, ci troviamo bene, però capito, siamo in due in una stanza, io e mio figlio con due lettini, perché anche qua se prendevi la matrimoniale e la singola pagavi il doppio, perciò abbiamo preso la doppia con due lettini e ci arrangiamo così, perché al risparmio, anche perché qua era l'unico posto dove si pagava meno, era questo, perché gli altri andavano tutti 90, 95, anche di più, capito, ecco. Perciò abbiamo preso così, ecco, e basta. E almeno qua abbiamo potuto andare in giro e vedere, parlare, è tutta un'altra roba che online, e parlare al telefono, capito? Andare di persona. E ecco, e basta. Che vi devo dire ancora? Niente.
Avevo altre cose da dirvi, ma non mi ricordo. Ah, vabbè, ragazzi, io vi ringrazio che so che mi difendete, me ne avete scritte tante difese, tanti privato, però ragazzi, come vi ho detto ieri, cioè a me le critiche, quello che possono dire, quello che possono fare, non, come ho già detto ieri, come vedete, io non sto rispondendo a nessuno e non mi interessa neanche rispondere. Per me possono dire la qualunque, non, vi giuro. Cioè, non mi interessa, capito? Non sto neanche quasi seguendo perché la mia mente è talmente improntata a cercare casa, a vedere, a fare, cioè, ho talmente tante cose per la testa che sinceramente a me le beghe di YouTube, quello che possono dire e fare, non me ne può fregare di meno. Dico la sincera verità, che non me ne può fregare di meno, che dicano, che facciano, ma che cazzo me ne frega a me, capito? Cioè, anzi, mi fanno giusto pubblicità, guardate, mi fanno, perciò cioè, mi scivola proprio addosso. So che mi avete detto la dito lungo lì, quella della Francia che ha fatto un altro video, cioè, mi interessa. Anche perché è meglio per lei, capito? Se a far video col mio nome, fa visualizzazioni e si può guadagnare quattro spicci per andare a mangiarsi una pizzetta a dov'è, capito? Sono contenta per lei, capito? A Monte Carlo lì, ecco, quei soldi che prenderà parlando di me, mettendomi nel titolo, si comprerà, potrà permettersi di andare a mangiarsi una pizzetta a Monte Carlo, ecco, capito? Perché buon per lei, ma il cazzo me ne frega a me, cioè non è che fa un dispetto a me, cioè a me non me ne può fregare di meno, anzi, cioè, zero proprio, capito? Proprio zero proprio, ecco. E anche degli altri, cioè non, vi giuro, c'è niente altro in questo periodo. Tanto si sa che siamo su YouTube, le polemiche ci sono, le critiche ci sono, le parodie ci sono. Cioè bisogna, quando sei su YouTube devi accettare il bello e il brutto, capito? Non è che puoi accettare solamente il bello quando dicono bella, brava, simpatica. Si deve accettare anche le critiche quando ti fanno le parodie, quando ti fanno le prese per il culo. Bisogna accettare il bello e il brutto perché siamo personaggi pubblici, siamo personaggi che ci siamo messi con la nostra faccia davanti a una telecamera e perciò bisogna accettare quello che ti dicono, capito? Perché se, altrimenti se stai lì a far polemica con tutti quelli che parlano saresti sempre in polemica, io non le voglio fare le polemiche, anche perché ripeto alla lunga vi assicuro che la brutta figura, cioè non la sto facendo io, la stanno facendo gli altri, capito? Perché mentre io mi sto facendo i cavoli miei, sto pensando alla mia vita, gli altri invece pensano alla mia e sparlano di me, di mio figlio, cioè alla lunga, capito, la brutta figura non ce la faccio io che mi sto facendo i cavoli miei, ce la fanno loro che continuano a sparlare, capito? Quello è. Perciò, cazzo me ne frega a me, auguri, ecco. E basta, niente, oggi sono proprio. Non vedo l'ora di prendere la telefonata, ragazzi, ma non. Oh, quando dovete aspettare qualcosa non passa mai il tempo, non passa mai il tempo. Sembra veramente che il tempo si fermi, due palle, guardate. Almeno guardate veramente ci fosse bel tempo, che prendi, vai fuori, vai a fare una passeggiata, oh, continua a piovere. C'è anche oggi, stamattina c'era uno spiraglio di sole, mo sta diluviando un'altra volta. Cioè, andare in giro con le ombrelle in giro è neanche bello, ti passa anche la voglia, capito? Ma poi con l'Apo più che altro, perché devo andare da sola, perché l'Apo sta in camera con l'Apo, Giovanni sta in camera con l'Apo, perciò devo andare da sola. Cioè, non conosco, e poi che diluvia, do cavolo vai. Siamo stati proprio sfortunati col tempo, da quando siamo qua non ha fatto altro che piovere, avrà fatto mezza giornata di sole. Piove, piove, sempre piove, anche oggi piove, domani hanno messo piove, due palle, oh mamma mia. E vabbè, dai, vabbè, vabbè. E niente, io ho detto questo, vi mando un bacio formato famiglia, ho fatto sto piccolo video per tenervi informati della situazione. E tanto sapete che io appena so qualcosa ve lo dico, ecco, vi dico solamente una cosa, che sarete molto molto sorpresi quando vedrete dove vado.
ma molto, 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 ma proprio molto sorpresi, perché io penso che non se l'aspetta nessuno dove vado, ma proprio nessuno, ve lo dico io, 100%, nessuno, ecco, sarà una sorpresona, ok? Niente, io vi mando un bacio, se vi va come sempre mettete like, non vi state ad arrabbiare, vi prego, non andate sotto perché io vi ho visti che cercate di andare sotto a difendermi, lasciate perdere, vi giuro, tanto a me non me ne frega niente, non voglio che andate, prendete parole, siete insultati, quella, lasciate perdere, guardate, a me non mi frega niente, perciò lasciate perdere, ripeto, brutta figura la fanno loro, non noi, capito? Ecco. Un bacio e alla prossima!